Non è cambiato molto. Grazie Dani. Oh no! Maledizione. Raga, attenzione perché ha un 2 rosso. Non è vero, è... Sì. Sono daltonico. Oh no. No, vabbè, è incredibile. No! Tia, tu ci tieni a quel primo appuntamento che ti avevo chiesto, vero? E allora dammi questo kill. Ok, vieni, raga. Dani, ieri mi ha chiesto di uscire. Dani, Dani, sono qua. Sono un po' emozionato. Devo andare qua, devo andare qua, qua. Devo andare qua. No, no. Qua. Tia, qua non mi troverò. Okay, ok, a posto. Possiamo uscire adesso? Domani c'ho da fare, in realtà. Ma hai detto sabato? Sabato c'ho da fare, in realtà. Daniel! Non avrei dovuto tornare. Non mi ricordavo che si poteva volare, raga. No, scherzo, Tier. Cercherò di trovare un buco per te. Cioè, un buco nel senso... Oh. No, no, no! Tier, non quel buco! Fra? C'era una mina sul cavo. Ecco! No! La... Ma... Era sulla corda! Chi l'ha visto la mina sulla corda? Occhio che c'è ancora un'altra mina lì. Ancora che c'è la mina anche. Ciao! Sì, no, guarda la fra... mina! Guarda la mina! No! Si è tuffato in acqua! A questo punto direi che siamo tutti d'accordo! Oddio santo, allora da questo momento in poi la nostra isola si chiamerà Bandalonia. Allora, questo suona il tamburello, questa si beve il succhino, che poi... No, oh, vabbè, guardate l'animazione di quando si beve il succhino. Cioè, adesso ve lo faccio. Fantastico. Vedo l'ora di pescare e di raccogliere gli insetti, quello sarà divertente. Per ora posso solo raccogliere i frutti. Ma i frutti non mi danno soddisfazione perché loro non possono urlare. Uno strumento! Che cos'è? Coppia di fermalibri. Ma chi li legge i libri? Sono veramente pessimo, cioè, non... secondo me nessuno dovrebbe guardarmi. Noi ti guardiamo per questo e io sono molto contento di ciò. Sì, è nell'anfora. Non è nell'anfora, non è vero. Diego. Diego che fa proprio... Diego che fa... Bonk contro l'anfora. Quanto mi fa ridere, proprio bonk. Sì, ma dove cazzo stai andando? Ma che ne so se è di qua io. È finito il Need for Speed. Oh, bro, guarda, guarda quanto corri. Prendi il boss. Altri due giri e hai finito, dai. Oh, lanciagli il guscio blu, fra. Press R e Premier e torna indietro. Vabbè, gioco il mago nero e lo nascondo nei cappelli magici, come faceva Yugi nell'anime. Con la sfiga che ho me lo colpisce subito. Cappelli magici, nascondete il mago nero! C'ho due probabilità su tre. Me lo prende la prima, me lo prende la prima. Oh no. Mon Shinderu! Oh no. Oh no. Oh no. Perché il ricrollinator? Ciao Steve. Oh no, non il rumore del cibo. Ma... Ma che vuol dire? Oddio raga, scena finale, culmine. Io non so neanche più cosa dire. Fuori dalla mia palude. Oh no. Oh no. Oh no. Thomas il trenino. Ma non... Mischiato con Notorious B.I.G. e finisce in questo modo. Ma che cavolo. Ma perché ho comprato un gioco del genere? Fra, per iniziare la lotta mi hanno detto che gli devi tirare un ceffone sulla faccia. Ma ti immagini, tipo, nel mondo Pokémon, se esistesse davvero, tipo, un ragazzino di 10 anni entra nell'ufficio di Giovanni. Ah, finalmente sei arrivato. Gli tiro un ceffone sulla faccia. Ho trovato un cartello. This nuts. Ma non fa niente. Beh, è un cartello, non può picchiarti. No! 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 La mia Master Ball! No! Hai lanciato via la Master Ball? E non c'è più! Cosa? La Master Ball! Fatto, dove sei? Bro! Bro! Dove sei? Bro, ho lanciato la Master Ball contro il muro e non c'è più! L'hai rotta?
Non sì! Ma vieni anche fuori dalla casa, non c'è. No! Posso chiedere una cosa a Paolino? Vai. Puoi inserire una clip, Paolino, adesso nel video di te che fai una danza di Fortnite? Un casino, siamo esplosi. C'ho la mina! C'ho la mina! No, ne ho un'altra, ne ho un'altra, mi sa. Il mio turno è ancora valido, fermi, fermi. No, non è ancora valido. Bro. Oh, ma guarda chi c'è, la ragazza mago nero. Guarda l'animazione della ragazza maga nera. Oh mio Dio, the biggest waifu of all time. Ragazzi, in chat non vi bagnate, è un disegno in 2D, per favore mantenete la dignità. Per piacere, è solo un disegno. Lo so che la ragazza maga nera c'ha delle belle tette, però è solo un disegno, quindi state molto tranquilli. Ehi, ho detto tranquilli. Giù le mani dalle mutande, giù le mani dalle c***o di mutande. Non me lo fate ripetere, eh. Non la evoco più. Non la evoco più se fate così, eh. Guardate che non la evoco più. No, Fra, rievocala che devo venire un attimo. Henry Callum, per favore. Questa è una live di persone virtuose che stanno giocando a Yu-Gi-Oh. Niente cose sessuali, per favore. E adesso siamo in un gioco in 2D e siamo tutti pixelati per sembrare un gioco pixelato, ma sembra un effetto censura del governo. Charizard, sei una delusione. Ti sei fatto avvelenare da quel perdente. Per me sei morto. Ti abbandono in acqua. Gli si spegne la coda, muore. Appunto. Vedi poi se ti fa avvelenare ancora. Peccato. Mi hanno appena dato il Rufus al Charizard. Grande Simo. Perché tipo sta dormendo, poi c'è Ipno davanti, quindi non so. A me fa ridere Rufus. Solo il fatto che venga citato il Rufus in una serie Pokémon. Ehi, questa è una serie Minecraft. Allora a posto. Io nel frattempo, mentre vedo la lotta, vedo dall'alto anche Tyr che non capisce come andare avanti. Io mi sento perso. Guarda Tyr, tipo sembra un criceto pelato intrappolato. Perché un criceto pelato proprio? No, vabbè, ma così è come dire un pomodoro pelato, no? Dammi la tua Master Ball, per favore. Eren? Sì? Vabbè, grazie. Ma io? Aspetta, arriva! Ora deve ripartire il cerchio da Eren. Condividi esperienza? Tyr? Sì? Io ti... No, comunque no, possiamo ritornare indietro. Non mi piace, perché se non mi soddisfano io vengo scammato qua. Ti soddisfo. Oh sì. Vai. No, nel senso... Io ti... Daniel. Io ti... Daniel. Io ti... Lo voglio detto bene. Tyr, dimmi. Io ti amo. Oh sì. Oh Cristo santo. Oh sì. Questa è la Master Ball di Tyr. Quello è il cancello che delimita la mappa. No! Questa è la Master Ball tirata dall'altra parte. No! LOL! No! Sì! Sì! Che no, cosa hai fatto? Io ho fuoco, Dani. No! Tyr, ti prego! No! Sì! Sono Dio! Tyr, torna su! Tyr, stai prendendo danno, Tyr! Lo so. Tyr, torna su! Ecco il suono di Minecraft, ovviamente. Oh Gesù! Dov'è Gromit? No, si è dimenticato Gromit. Oddio, vedo la fine! Gesù! No, perché? No! Che succede? Wallace, sono tornato in superficie per perdonarti per i tuoi peccati, grazie Gesù! Sono riuscito a trovare il rapitore, perché sono onnisciente, quindi so dov'è! No, l'edificio di Doofenshmirtz! Raga, io non ho più assolutamente idea di quello che sta succedendo, ci sono troppi personaggi, troppe cose, io non sto più capendo niente, la mia sanità mentale sta andando nel baratro. Perché c'è l'omino di Roblox crocifisso? E basta! Ma come si... Quando si scaricano le pile, come si spegne? No! No! Corri, stupido! Corri! Ma è sopra di me! Ma è qui a fianco a me, non mi prende! No! Scusa! Scusami! Ma è ancora qui? Che vuol dire? Era a fianco a me! Era a fianco a me, non mi ha ucciso! Ho buggato il gioco!
No, Sara, sei tu? Eri tu, Sara. Cacchio, eri la mia crush, Sara. Adesso però non mi piace più tantissimo. Preferisco Jennifer. Regalo. Fai lo spacchettamento, fammelo un po' di cicci. Bella raga, voglio. Allora 10.000 like, spolliciate. Faccio yoga challenge con mia sorella. Fieric, liberami una stanza, vengo a vivere con te e tua nonna. Se vuoi c'ho la stanza con mia nonna. Fra, se vuoi dormo con tua nonna, per me non c'è problema. Cioè, se a tua nonna gli sta bene che nel frattempo ha anche una relazione con la mamma di Tyr. Oh, ci sta. Perché ora mi sto immaginando io che vado a dormire, solo dormire, con la nonna di Fieric? Basta, raga. Ma sei tu che fai? Hai pensieri su mia nonna, dai. Ma c'è nessun pensiero! Era solo dormire! No, ma è lei, ci sta, dai. No! Sono passioni. Vabbè, sì. C'è chi si dedica al giardinaggio, chi fa le passeggiate, chi apprezza le anziane. Ma anche mia nonna aveva bisogno di un po' di giardinaggio, Dani. Sono io la palla suprema? No! No! Cazzo! Eric? Guarda, come quando trombo, Dio, che qua! Io non ho parole, ragazzi. È solo due mesi e mezzo ormai, no, che sono in astinenza. Fra, pure io per colpa di sta quarantena sono 2 anni che non faccio. Siete pronti a vedermi? Lorelai subito, va bene, vai. Bro! Il nuovo campione della Lega! Tranquillo, tutto sotto controllo. Vai, Herpes. Ok, 0,25. Vai al 30, fra! Non ti preoccupare. Bro, cioè, la tua carenza di fiducia mi destabilizza. Un attimo. Come la tua carenza di allenamento? Vabbè, va bene. Grande, ha funzionato. Vai, Wargreymon. Questa è la tua strategia? Che c'è lì Pokémon in campo e ravvivare Wargreymon ogni volta. Usa Inferno, perché fallici? Mamma mia, non sì, vedevo queste scene patetiche. Ok, l'ho bruciato. Grandissimo. Vai, è il primo di Pokémon. È il primo di 5, ma ce l'hai giù al 32. Allora, vai. Zitti, un attimo. Tanto questo è il più difficile, il Super 4. Fatto ciò, easy. Usa. Ragazzi, smettetela. È Slowbro, è super efficace, no, tra sto l'altro. Sto ridendo per una cosa buffa che mi sono ricordato. Che cosa, Dani? Raccontacela. Karen sta facendo cacare. Ma ha già finito i pipì di Inferno. Vai, l'ha bruciato. Grande. È vero. No, Simo. Ha perso. Ha perso il primo Super 4. E ora non può più affrontarli perché devono passare 24 ore. Abbiamo un sogno, porco. No! Salve. No! No! A man has fallen into the Reaper in dreams. Start a new rescue helicopter. Ma perché? Ma perché? Che cosa ho appena visto? Oddio, c'è Wario! Wallace, ho qualcosa di importante da dire! Ok. Questo posto è... No, vai, Jack, no! Finale buono e finale cattivo. Good ending, bad ending. Usa l'urlo di Wallace o bad ending. Arrenditi a Karen. No, col cavolo. Vai, no. Ah, ok, c'è la cazzo in finale. Pensavo finisse... Yeet! Ragazzi, guardatemi! Tanto facciamo salto, cadi. Non è vero. Vai. Porca! Lancia sull'altro adesso. No! Era
Eren, ricreiamo la classica scena di Gandalf che schioppa nel primo film, ma in realtà non schioppa. Fuggite, sciocchi! Però c'è la versione... l'editor's cut. Che dice? Certo. Fuggite, sciocchi, porco... L'abbiamo fatto. Grazie Mario, ma la principessa è un altro castello. Eren, picchia Todd. Picchia Todd, adesso ti stacco quella cappoccia di merda in testa. Ma che sta roba, c'ho paura. Ma che... ma cos'è, sono chi è quello? Ma chi sono quelli? No, ma è sempre il tizio della maglia della Puma, ma vestiti in altro modo. Raga, ma perché sta mappa? Raga, questa mappa non mi piace, perché l'avete scelta? Dai, l'hai scelta tu! Non è vero! Guardate Oscar l'alieno, che era tutto rosa. Tommy e Oscar! Sembrava un cazzo moscio quell'alieno. Se ci pensi... Sì. Ma smettila! Fra, pensaci, dai! E no, non ci voglio pensare! Era tutto un pisello, tutto... Smettila! Tutto il rughino, con ora, le rughine. Ora mi tocca mettere l'immagine in editing per far capire, perché sennò c'è... Raga, mi dite quale di questi tre ponti è quello vero? Sinistra, sinistra, destra. Allora, centro, la... sinistra, destra. Beh, anche sinistra. Centro, sinistra. Quella è destra! Sì! Sinistra, destra. Sì, sì. Bravissimo. Tio, era solo una prova, stai zitto. Era per vedere se eravamo attenti. Esatto, sì, esattamente, sì. No, ce l'ho fatto. Oddio, no! A me piace Barbie Raperonzolo. Il mio è Alvin and the Chipmunks 2. Perché proprio il 2, Tia? Non lo so, perché... Io lo so perché, perché ci sono le cipezze e tu ti spippetti. No. Con i pochi sono ciccio super sgravato. Sgravato! Ma chi cazzo si è occupato della traduzione? Quelli che stanno al centro sociale di Bologna! Quelli che stanno al centro sociale! Bella lì! Bella lì! Dimmi. Sai cosa mi ricorda il tizio? Mi ha fatto anche vedere dalla chat. Hai presente Steve Buscemi che arriva vestito da studente con lo schermo? Quello, quello. Stavo per dirlo. Ma io... Io sto pensando a quello che ha dovuto fare la traduzione e scrivere i dialoghi. Lui deve essersi divertito troppo. Quando è tornato a casa dal lavoro ha pianto. Tiar, c'era il deserto Faiolo. Per un attimo ho letto deserto Paolo. Ma tutto qua. Allora, ti immagini, ti immagini, si chiama deserto Paolo. Che cazzo, devi essere stupido. Stavo da farmi un safari nel deserto Paolo. Ma non mi avrete mai, mai, la signora Puff. I'm going to. Ma che... mi ha colpito e mi ha fatto andare nel dialogo e si è buggato il robot che continua a colpirmi. E continua a colpirmi mentre parlo con la signora Puff. Proprio ero lì. Boh, salve signora Puff. Ma che uno è super giocone, oh. Ehi, Diego. Dimmi, Fra. No! Maiale! Sì, questo sporco. Me la reverso. Ok, non me la reverso. Ti voglio no! bene. Beh... Mo ce la Dani. Mo ce la Eren, Dani. Cioè... Vai, ma la mia cappella ti piace. Oh! Ciao, Diego. Oh! Che vuoi? Ma no, no, no! Cioè, devo cadere fino a sotto. Ma c'è una prospettiva che non si capisce! Per... Ma di nuovo in questo modo! Non è possibile! È scriptato, raga, è scriptato. Cioè, non è che sono io, è scriptato, è scriptatissimo.
Dani vince una partita, che succede? Fra, finisce il mondo. Lo spazio-tempo collassa su se stesso. Per come sono fatto io, Fra me ne vanterò per tutta la vita. Quindi meglio che non la vinca. Arancia, limone, che cacca! Meglio. Così. Che c***o dice? Levati! No! In che modo strano di festeggiare quando vinci. È vero, questo si è stampato fortissimo. Penso l'ultima volta che mi sono pisciato addosso è successo tipo 2 anni fa. Perché ho sognato di... è una storia seria. Però ma c'hai 30 anni, ma che c***o ti pisci addosso 2 anni fa? Eh no. Ho sognato di pisciare, cioè ho iniziato a pisciare, ho sognato di fatto. Ho sognato di essere davanti a un fiume e di iniziare a pisciare. Ho iniziato a pisciare veramente, mi sono svegliato il di il grande corso, classicone, ecco. Ho sognato che dovevo pisciare. Emergency meeting. Oh Dani, cosa hai visto? Ho visto Nova che camminava. Nova Sus, perché camminava in modo sospetto. Vediamo come risponde. Eravamo al C apostrofo entro. Chicchiamolo! Ha sbagliato a scrivere. No! È morto! È morto nello spazio! I momenti prima di morire. Vabbè, non voglio fare la fine di Todd. No, io molto più elegante rispetto a Todd. L'abbiamo schiantato contro una roccia! Che succede? Ah, l'ossigeno, beh, quello non serve per vivere. Oh, ma c'è un corpo. Hello. Il Silvio è morto, quindi ora non so più come farò a pagare l'affitto. Dato che lui è il mio top donatore di sub. Ho trovato il suo corpo in quella dove c'è come si chiama la stanza in chat, per favore, quella lì dove l'ho trovato. Vabbè, in una stanza l'ho trovato. In una stanza. Okay. Prova a descrivere la stanza. In una stanza. Aveva stanza dei reactor. Okay. Le partite comunque sono super veloci, la madonna. Sì, sì, sì. Vabbè, è perché il creepy è morto subito, se no in riunione è quei 45 minuti a botta. Bravo, bravo! Adesso vediamo se dici ancora bravo. No, vai, dai, no, 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 vi prego. Vediamo? No, dai, non voglio essere inventato così. Dai, vi prego. No, mi ammazzo. No, Dai! Ma no! Ma non è possibile! Ah, ce l'ho, sì! Maledizione che non riesco a scrivere, avevo scritto trombogine. Ehi, Dier, vuoi guardare il mio trombogine? Ti ho sbinciato nel trombogine. Raga, sono tutto sbullrato nel trombogine. Ah, ragazzi, sto disegnando io, per favore, un po' di concentrazione. Devo andare, ho suonato il trombogine. Video comunque si chiamerà Ho disegnato con su Scribble con i miei amici. Madonna! Il mostro! Sono il più forte. Adesso nessuno azzeccherà e io schizzerò da quarto a primo. Ragazzi? Epic game moment, raga. È per caso un certified gamer moment? Il tavolo! Cittate, dove vai? Il tavolo! Il tavolo ti... niente, basta, sono andato. Il tavolo ti... Il tavolo! Mi cacco! Chi era il tavolo? Chi era il tavolo? C'era lui che correva tutto il tempo. E quello che ti dava urlare il tavolo. Sto male, giù le lacrime, raga.
video su YouTube estratto dalla live, vero? Dipende, se Eren e TR mi fanno abbastanza da spalle comiche, sì. Io siete cosa sono, raga? Niente. Come niente? Daniel, smettila di maltrattarmi, perché un giorno l'altro arriva... arriva il giorno in cui vengo da te e ti tiro uno schiaffo. Scusa, sento dei suoni, ma non capisco niente. Scusa, sì, ma arrivo tra un secondo. Andrea, parla con la mano, parla con la mano. Timo, dammi un secondo. No, Emo viene qua. Raga, appena arrivata alla fine del dialogo succede una cosa boh così. Ho visto. Hai visto che ti dà la Master Ball? Vuoi... No. Ma come ti dà la Master Ball? Vuoi ho visto e spoilero. Sì. Lui è il leggendario quello con la Triforza, quello che sta cavalcando Applejack, sì. Giusto? Ah, No. La statua ha parlato! La statua ha parlato! Eh no, ma vai avanti! È lì! Tu lo sei. È lì! È uno stalker! È un Pokémon stalker! Daniel! Colto con le mani nel fatto, aveva anche una masturba aperta! Ma Daniel! Bene, parliamo con le persone mentre qui c'è l'esorcismo di Emily Rose in corso. Non è così, quindi. Scusa, Daniel. Tiar, che masterpiece ti ho ricacciato di Emily Rose. L'avevo completamente rimosso dal mio cervello. Sì, mo te lo passo col Bluetooth sul telefono. Grazie. Però tu mi passi Goku vs Broly Bring Me to Life AMP. Levati, levati! Qui sotto. Ok, stai sulla sinistra. Quella destra. Ma sì, Filcher, hai trovato la roba? No, fra, in live no. L'hai capita, Eren? Che c***o l'ha capita? Con gli c***o che l'ha capita. Eren, lo sai che puoi leggere anche solo i dialoghi importanti? Sì. Lo fai? Sì. Grazie. Calix. Ho leggere il verso. Secondo me, Dani. Non sono io! Dani, non è che si dici non sono io, non sei tu. Invece sì, e invece sì, se dico non sono io, allora vi fidate, non sono io. Scusi, signor giudice, volevo soltanto dirle che non sono io. Ah, ok, prosciolto. No, raga, io non ci sto a fare lo scemo del villaggio in casa come sempre per intrattenervi per tutto il weekend di Natale. Ma no, Daniel, no. Lo fai di base e non ti chiedo affatto. Sì, ho capito, ma a Natale vorrei riposarmi, non posso fare sempre il clown per voi per farvi ridere. Ma nessuno te lo come chiede, non puoi. Però lo fai tu. L'altra sera ho rubato il monopattino elettrico di Paolino in casa con la maschera di Shrek e mi sono fatto il corridoio, storia vera, tra l'altro. Vuoi far vedere la clip in cui ti sei schiantato sul muro? No! Comunque, Teo, io non riesco più a vedere lo schermino del termometro perché è tutto buio, come faccio? Aspetta, ma lei accendi col destro quel c***o di affare! No, no, è qui davanti a me, qui davanti a me, lo vedo. Ok. Cioè, no, non è che lo vedo, lo sento. Ok. È qui davanti a me. Uccidi lui! Le e siamo andati da fuoco, perfetto. Grazie. Io alla fine non ho votato nulla perché la levetta non mi andava dove volevo andare. Ma Daniel, cosa mi significa? E non sono stato capace! Devi muovere il dito! E non sono stato capace! E vabbè, ma non sono un pro gamer, Tia, scusami. Dani, devi muovere una levetta due volte. Va bene, Fra, va bene, Fra. Oh, io, che schifo, Blacephalon. Tu sei il peggior Pokémon. Quelle palle sembrano testicoli. Ti accoltellerei se ti beccassi nei vicoli. Certi amori rimangono un'emozione per sempre. Quanto spacca Reshiram. Lo seguo su Instagram. Vabbè. Ha la coda bianca perché l'ha pucciata nella coca. Pallone in panca. Merce fresca e carioca. Ti spengo la fiamma tipo estintore. Tua mamma lavorava ad un hotel a ore. Che roba delle scuole medie incredibile.